senz'altro positiva. Io devo ringraziare veramente tanto i collaboratori più stretti che ho. Innanzitutto io e una collega Borrelli, ovviamente quando siamo venuti qui non avevamo nessuna idea di come fosse strutturato il comune, di quello che avremmo trovato dal punto di vista dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, diciamo, per quelle cose consuete che si trovano dappertutto. Quindi trovare un comune che sarebbe stato da lì a qualche giorno privo del segretario generale, perché andava in pensione, mi ha portato ad attivarmi immediatamente a cercare, quindi trovare il consenso, la condivisione per questa esperienza della dottoressa Popolo, che è stata veramente dirigente preziosissimo per questo periodo in questo comune. Io la ringrazio veramente tantissimo e lei va tutta la mia stima e i miei ringraziamenti, mio e del mio collega senz'altro, per tutto questo periodo di grandissimo lavoro che abbiamo avuto con lei, che ci ha sostenuto in tutti i modi. Come analogo ringraziamento devo rivolgere all'ingegner Vittori, che anche lui ha naturalmente anche al sindaco di Montone e al sindaco di Palestrina, che ci hanno consentito, quindi si sono privati di due validissimi funzionari per questo periodo, consentendo appunto di fare questa esperienza qui a Colleferro, e quindi anche per l'ingegner Vittori, devo dire che è un dirigente straordinario. Come pure devo ringraziare tantissimo il comandante Pascella, che veramente è stata di una disponibilità straordinaria, qualsiasi cosa è sempre intervenuta in maniera assolutamente tempestiva su qualsiasi richiesta. Come devo ringraziare sicuramente anche l'ingegner Priore, l'ingegner Casinelli e il dottor Cortesini per tutta la loro opera, che insomma è tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme nel corso di questi mesi. Anche tutto lo staff qui dell'ufficio di Rieme, poi purtroppo il personale non l'ho potuto conoscere bene tutti quanti, non con tutti, c'è stato un rapporto diretto così diciamo stretto, però c'è stato un po' di più con naturalmente il personale dello staff qui, che ho trovato delle ottime professionalità, devo dire, e come pure ho trovato delle ottime professionalità nella parte degli uffici demografici e stato civile e nell'elettorale, per cui ringrazio molto per il grande lavoro che sta facendo anche l'ufficio elettorale.